Allora, oggi siamo qui per Aldo Donati. Chi era per voi Aldo Donati? Ma Aldo Donati, per come l'ho conosciuto io, una gran bella persona, un grande tifoso, poi ha fatto delle canzoni bellissime, è stato per il suo genere una grandissima persona. Mario? Beh, Aldo Donati era un amico e un grande artista riconosciuto da tutti. Abbiamo avuto l'onore di conoscere, di farci amico un grande artista, un grande tifoso della Lazio. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere una Lazio che ha vinto, che ha fatto contento anche Aldo, ha fatto contento tanti tifosi di quell'epoca. Se ne va un uomo che per noi comunque lascia un'eredità, per noi Aldo non morirà mai perché ci ha lasciato le sue poesie, le sue canzoni. Oltre che per essere un grande artista, si distingueva anche per la sua romanità, per la sua spontaneità. C'è una battuta con cui volete ricordarlo, che magari vi ha fatto in passato, che vi ha fatto molto ridere? Vabbè, bello di casa, queste cose qua, quelle che diceva lui, quando veniva alla Cialità, che stavamo insieme, era tutto un divertimento. Anche quando faceva il polemico era simpatico, quindi no, veramente, come diceva anche Mario, se ne va un poeta, una persona veramente a noi cara. Siamo onorati di essergli stati amici e quindi dispiacere che se ne va, però onestamente ha talmente tribolato negli ultimi anni della sua vita che forse è stata una liberazione per tutti. Sei d'accordo, Mario? Beh, sul suo biglietto da visita c'era Aldo Donati, bello di casa, credo che sia questa la sua presentazione. Bene, grazie.